Ciao a tutti e ciao a tutte e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Una Margherita tra le pagine. Io sono Margherita e do anche il benvenuto a tutti i nuovi iscritti che sono stati tanti e vi ringrazio per la fiducia che mi accordate e naturalmente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Oggi rispondo a un tag, sono stata taggata da Eleonora di Vivere tra le righe per rispondere ad alcune domande su come frequentiamo la biblioteca e quindi vi risponderò. Allora, vediamo le domande di questo interessante tag. Intanto questo video è un'occasione per parlare della biblioteca della mia città, che è un posto che io amo tantissimo perché è bellissima, è fornitissima ed è un posto che frequento molto volentieri, quindi ne parlo anche a voi volentieri. La nostra biblioteca della città si trova nel centro storico della città, in un palazzo bellissimo, ristrutturato molto bene per accogliere la biblioteca. Io ci vado molto spesso. La prima domanda è con che frequenza vai nella biblioteca comunale? Guardate, ci andrei ogni volta che vado nel centro storico perché mi piace molto frequentarla anche se non ho da ritirare nessun libro, però diciamo che almeno 2 volte al mese mi capita di andarci e a volte anche più spesso, anche solo per fare un giro tra quelle sale cariche di libri. È anche il luogo dove si riunisce il gruppo di lettura che io frequento e quindi ci vado ancora più volentieri in quelle occasioni. Ha delle sale apposite di lettura, noi ci riuniamo al pian terreno dove non diamo fastidio a nessuno, anche se chiacchieriamo, ma sono comunque sale piene di libri con dei tavoli molto belle. Se vi metterò delle foto se mi danno il permesso, vedo. Invece al piano superiore c'è poi una sala bellissima dove si fanno anche le presentazioni di vari libri occasionalmente, ma almeno penso almeno 2 volte al mese c'è la presentazione di qualche libro e d'estate a volte si fa anche in un cortile che c'è a pian terreno, all'aperto, molto bello, e invece d'inverno si fa in questa sala bellissima di rappresentanza. Poi ci sono tutte le sale di lettura piene di libri. Poi penso che durante la pandemia il comune è riuscito ad avere un finanziamento e quindi hanno comprato tantissimi libri, tantissimi anche su suggerimento degli utenti. Quindi io spesso vado lì e dico: ce l'avete questo libro? No? Bene, compratelo. E quindi veniamo esauditi molto spesso nei nostri desideri ed è una cosa bellissima perché uno a volte evita di comprare troppi titoli che non desidera poi conservare e li legge comunque attraverso la biblioteca. E poi hanno anche, prima si doveva pagare una cifra simbolica, veramente pochissima, di 5 euro all'anno per avere la tessera. Adesso anche questo abbonamento, perché questi soldi servivano per acquistare nuovi titoli, ma siccome c'è stato questo finanziamento, in questi 2 ultimi anni non abbiamo più pagato neanche l'abbonamento. Quindi è un servizio veramente ottimo che offre la nostra città. Allora, della frequenza ve l'ho già detto, la seconda domanda è: sei una di quelle persone che prende in prestito solo libri che sa di poter leggere in un determinato lasso di tempo o ne prende troppi rischiando di riconsegnarli non letti? No, io prendo solo quelli che leggo, veramente. A volte mi è capitato bene, si possono prendere 2 libri, ma siccome sia io sia mio marito abbiamo l'abbonamento, a volte ne prendo più di due e ne prendo anche a nome suo oppure lui fa il contrario, ma di solito tutti quelli che ritiriamo
li leggiamo, tranne forse quelli che proprio non gradiamo, ma a me capita molto molto raramente e li riconsegniamo quindi al termine della lettura. Bisogna dire che il tempo che ci danno è di un mese, quindi è più che sufficiente per leggere i libri che si prendono in prestito, rinnovabile, quindi assolutamente non c'è nessuna ragione per riconsegnare un libro non letto, a meno che non sia proprio stato gradito. E quanti anni avevi quando hai avuto la tua prima tessera della biblioteca? Allora, io sono stata portata in biblioteca da una mia insegnante, quindi molto giovane, facevo ancora alle elementari, quando è stata aperta in questa sede dove adesso si trova, poi era stata trasferita e poi rimessa in questa sede qui. Comunque era appena stata aperta la sede dove si trova ora e siamo andati a visitarle con la classe e in quell'occasione hanno fatto la tessera a tutti i bambini, quindi avrò avuto 9-10 anni e diciamo che da allora non l'ho più abbandonata, perché io poi mi sono trasferita in altre città, però sempre tornavo qui dove sto vivendo adesso e in quelle occasioni ho sempre frequentato la biblioteca. È sempre stato un luogo che mi è piaciuto tanto e ci sono sempre andata per prelevare i libri o solo per godermi l'ambiente. Vai in biblioteca cercando un libro in particolare o prendi qualsiasi cosa attiri la tua attenzione? Entrambe le cose, mi capitano entrambe le cose. A volte cerco un titolo in particolare, soprattutto se cerco libri per partecipare a gruppi di lettura, libri che non ho in casa, oppure mi incuriosisce certi titoli, un certo titolo e lo vado a cercare prima di acquistarlo, però vi giuro che io quando vado in biblioteca devo entrare così, veramente devo percorrere quei corridoi così per non essere tentata di portarmi a casa tantissimi libri che poi non ho tempo di leggere. Ultimamente devo dire che soprattutto quest'estate, che sono stata impegnata in mattonacci, ne parleremo sabato prossimo con il wrap up del mese di agosto, che vi racconterò le mie letture. E sono stata impegnata in letture molto lunghe e poi sto leggendo tanti dei libri che ho comprato, perché ne ho comprati tanti tanti, è assurdo lasciarli lì e non leggerli. Però veramente anche in biblioteca tutti questi nuovi arrivi mi attirano tantissimo e veramente quando vado devo percorrere così per non essere tentata di portarmi a casa qualsiasi libro che poi veramente non avrei tempo di leggere. Usi la biblioteca solo per i libri o prendi in prestito altro tipo di DVD? Allora, nella nostra biblioteca non si presta altro che libri, se non erro. Ci sono qualsiasi tipo di libri di qualsiasi argomento, anche saggistica ovviamente, o libri di consultazione, ce ne sono tantissimi, ma non credo che abbiano in prestito DVD, almeno non che io sappia e non roba recente. Quindi no, è solo libri e comunque io non avrei interesse di prendere in prestito altro, quindi solo libri. E in quale sezione cerchi la maggior parte dei libri? Ovviamente sempre, quasi sempre nella sezione della narrativa. Mi è capitato spesso e volentieri anche di prendere qualcosa della sezione saggistica, però ovviamente la maggior parte delle volte sono romanzi racconti, quindi narrativa. E l'ultima domanda: qual è la cosa che preferisci dell'utilizzo della biblioteca? E qui si potrebbe aprire un capitolo. Intanto, bene, io non sono feticista, non per forza devo possedere tutti i libri che leggo, quindi non
Non, anche se poi quando li acquisto, come vi ho detto, mi è molto difficile poi liberarmene, ho imparato solo recentemente a farlo grazie a tante conoscenze qui su YouTube che vi ho già parlato e vi lascio la scheda del mio book Unhaul. Però non è che debba per forza possedere i libri che ho letto, a meno che non diventino un libro proprio tra i miei preferiti della vita. Allora, in quel caso lì, poi me lo acquisto anche, può anche darsi, oppure ci sono degli autori dei quali mi fa piacere avere tante opere. Allora, anche se poi le leggo dalla biblioteca, poi me li compro, ma sono casi veramente rari. Io quindi gradisco moltissimo leggere dalla biblioteca per non riempire la casa inutilmente di libri che non sono così imprescindibili da, non è così imprescindibile conservare. Ecco. E quindi questa è la cosa preferita dell'uso della biblioteca. Poi, come vi ho già detto, c'è un rapporto bellissimo tra la gestione della biblioteca e l'utenza, nella quale acquistano veramente i desiderata. C'è un libro apposito per scrivere i titoli che piacciono, poi ovviamente faranno delle scelte, non acquistano tutte le richieste, ma vi assicuro che veramente la maggior parte vengono esaudite, soprattutto adesso che c'è questo finanziamento che ha permesso un cospicuo aumento degli acquisti, quindi veramente c'è tutta la scelta che si può desiderare di tutti i generi e per tutti i gusti. È stato addirittura in una delle sale, hanno addirittura allestito dei tavoli per mettere i nuovi arrivi, ma veramente non ci stanno mai. Sono stati sostituiti 2 o 3 volte per rimettere a posto quelli arrivati meno di recente, perché continuano veramente a rimpinguare il patrimonio librario. Veramente una gestione ben fatta e oculata, e non c'è proprio da lamentarsi. Personale simpatico, insomma, è un ambiente favorevolissimo, bellissimo. E poi, come vi ho detto, io ci sono affezionata e sono tantissimi anni che la frequento, e poi da quando esiste il gruppo di lettura ancora di più, perché è anche una questione, poi diventa di amicizia e quindi ci fa piacere trovarci lì, e diventa un luogo anche legato all'amicizia, alle belle chiacchiere sui libri. Quindi questo è le risposte al tag. Ringrazio ancora Eleonora per avermi taggato, e vi do appuntamento a sabato prossimo per il racconto delle mie letture di agosto. E se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Ciao a tutte e ciao a tutti.